Il nostro Dio non è inerte, ma sogna la trasformazione del mondo e l'ha realizzata con il mistero della risurrezione. Lo ha ricordato Papa Francesco stamani all'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha dedicato la catechesi alla figura di Maria Maddalena, proseguendo il ciclo di riflessioni sulla speranza cristiana. Gli appuntamenti che attendono Papa Francesco nei prossimi giorni, dalla visita in una parrocchia di Roma all'incontro con i più piccoli, alla visita istituzionale al Presidente della Repubblica Italiana fissata per il prossimo 10 giugno. Impegno pastorale con le famiglie emarginate e povere. Su questo tema all'Istituto Giovanni Paolo II si è svolto il seminario di studio a cura dei coniugi Baranda. La coppia, da 30 anni nelle periferie di Santiago del Cile, accoglie i più poveri tra i poveri. Obiettivo del seminario: formare operatori pastorali a partire da una prospettiva integrale. L'intervista. Dal 25 al 28 maggio a Roma si svolge il corso di formazione per tutor del programma Teen Star, metodo personalista per l'educazione affettivo-sessuale, una pedagogia interattiva adatta a diverse fasce d'età. Diffuso in oltre 40 paesi in Italia, il programma Teen Star collabora con l'Università Cattolica di Milano ed è accreditato presso il MIUR. È Maria Maddalena, apostola della speranza, la protagonista della catechesi di Papa Francesco nell'udienza generale di questo mercoledì, svoltasi davanti a 15.000 fedeli in un'assolata piazza San Pietro. Maria di Magdala, una delle discepole che avevano accompagnato Gesù fin dalla Galilea, mettendosi a servizio della Chiesa nascente, nel suo tragitto verso il sepolcro rispecchia la fedeltà di tante donne che sono devote per anni ai vialetti dei cimiteri in ricordo di qualcuno che non c'è più. I legami più autentici, ha detto Francesco, non sono spezzati nemmeno dalla morte. C'è chi continua a voler bene, anche se la persona amata se n'è andata per sempre. Il Vangelo descrive la Maddalena mettendo subito in evidenza che non era una donna di facili entusiasmi. Infatti, dopo la prima visita al sepolcro, lei torna delusa nel luogo dove i discepoli si nascondevano. Riferisce che la pietra è stata spostata dall'ingresso del sepolcro e la sua prima ipotesi è la più semplice che si possa formulare. Qualcuno deve aver trafugato il corpo di Gesù. Così il primo annuncio che Maria porta non è quello della resurrezione, ma di un furto che ignoti hanno perpetrato mentre tutta Gerusalemme dormiva. Era testarda Maria di Magdala. Lei è andata una prima volta ed è poi tornata perché non si convinceva. Questa volta il suo passo è lento, pesantissimo. Maria soffre doppiamente, anzitutto per la morte di Gesù e poi per l'inspiegabile scomparsa del suo corpo. Mentre stacchina vicino alla tomba, con gli occhi pieni di lacrime, Dio la sorprende nella maniera più inaspettata. L'Evangelista Giovanni sottolinea quanto sia persistente la sua cecità. Non si accorge della persona dei due angeli che la interrogano e nemmeno si insospettisce, vedendo l'uomo alle sue spalle, che lei pensa sia il custode del giardino. E invece scopre l'avvenimento più sconvolgente della storia umana quando finalmente viene chiamata per nome Maria. Com'è bello pensare, ha proseguito Francesco, che la prima apparizione del risorto sia avvenuta in un modo così personale. Che c'è qualcuno che ci conosce, che vede la nostra sofferenza e delusione e che si commuove per noi e ci chiama per nome. È una legge che troviamo scolpita
in molte pagine del Vangelo. Intorno a Gesù ci sono tante persone che cercano Dio, ma la realtà più prodigiosa è che molto prima c'è anzitutto Dio che si preoccupa per la nostra vita, che la vuole risollevare, e per fare questo ci chiama per nome, riconoscendo il volto personale di ciascuno. Ogni uomo è una storia di amore che Dio scrive su questa terra e Gesù la chiama Maria. La rivoluzione della sua vita, la rivoluzione destinata a trasformare l'esistenza di ogni uomo e donna, comincia con un nome che riecheggia nel giardino del sepolcro vuoto. Gesù non è uno che si adatta al mondo, tollerando che in esso perdurino la morte, la tristezza, l'odio, la distruzione morale delle persone. Il nostro Dio non è inerte, ma il nostro Dio è un sognatore, sogna la trasformazione del mondo e l'ha realizzata nel mistero della risurrezione. Quella donna, concluso il Papa, che prima di incontrare Gesù era in balia del maligno, ora è diventata apostola della nuova e più grande speranza. La sua intercessione ci aiuti a vivere anche noi questa esperienza, nell'ora del pianto e nell'ora dell'abbandono, ascoltare Gesù risorto che ci chiama per nome e con il cuore pieno di gioia andare ad annunciare «Ho visto il Signore». Domenica 21 maggio alle 16 il Santo Padre visiterà la comunità di San Pier Damiani in via Guido Biagi a Casal Bernocchi. Ad accoglierlo ci saranno il cardinale vicario Agostino Vallini, titolare della parrocchia, il vescovo ausiliare del settore sud, Monsignor Paolo Lo Iudice, il parroco Don Lucio Coppa, alla guida di San Pier Damiani dal 2005, il viceparroco, il collaboratore parrocchiale e altri sacerdoti della 28ª prefettura. Durante la visita, Papa Francesco incontrerà i giovani, i malati, le famiglie con i bimbi battezzati quest'anno e gli operatori pastorali della parrocchia. Confesserà 4 persone e intorno alle 18 presiederà la Santa Messa. Sarà l'Italia dei piccoli, quella ferita spezzata in due dalle scosse del terremoto che ha ingoiato case, scuole, persone e rubato l'infanzia, ad essere protagonista del treno dei bambini giunto alla sua 5ª edizione. 400 ragazzini tra i 16 e i 12 anni arriveranno il 3 giugno a bordo di un Frecciarossa 1000 dai comuni di Amatrice, Accumoli, Norcia e Arquata del Tronto, fin dentro il Vaticano, con un'importante missione: farsi ambasciatori di un ambiente che non deve essere più sfruttato in modo miope ed egoistico, ma custodito con rispetto ed equilibrio. Nella giornata di ieri, il direttore della Sala Stampa Vaticana, Greg Burke, ha reso noto che sabato 10 giugno 2017 il Santo Padre Francesco si recherà al Quirinale in visita ufficiale. Con tale gesto il Papa intende ricambiare la visita in Vaticano del Presidente della Repubblica Italiana, Sua Eccellenza il Signor Sergio Mattarella. Impegno pastorale con le famiglie povere ed emarginate in Cile, tanti anni di esperienza. E che cosa raccontate qui all'Istituto Giovanni Paolo II? Quello che facciamo insieme a mia moglie Lorena è un lavoro per farli capire a quelle persone che vogliono lavorare in pastorale familiare che devono avere una comprensione reale e integrale della povertà, qualcosa che ci ha chiesto la Chiesa anche nei documenti, ma che tante volte non scende nella realtà, perché le persone continuano a guardare la povertà come la mancanza di beni materiali e non capiscono che anche nella povertà c'è tanta ricchezza delle persone, ci sono anche delle forze per uscire dalla povertà. Tutto lo studio della resilienza ci ha fatto capire in questi anni che c'è tanta forza nelle persone, tanta energia per uscire dei momenti più difficili, e quello nella pastorale sembra di non aver entrato. Questo Papa lo ha chiesto tante volte: se non c'è vicinanza con la povertà, se non riusciamo a capire quella vita che c'è nella povertà, come vogliamo lavorare in mezzo alla povertà? È molto difficile, e la Chiesa da tanto viene chiedendo, da Giovanni XXIII e dopo, tutti i papi hanno chiesto di lavorare con i poveri, non per i poveri, con i poveri.
Da quasi 30 anni i coniugi Baranda si dedicano ad accogliere i più poveri tra i poveri nelle periferie di Santiago del Cile. Il seminario dell'Istituto Giovanni Paolo II, da loro guidato, ha avuto lo scopo di formare operatori pastorali e le stesse famiglie per comprendere la situazione di chi vive in condizioni di povertà e di esclusione sociale e partire da una prospettiva integrale che renda capaci di lavorare in questa realtà in maniera adeguata ed efficace. Una delle cose più importanti è avvicinarsi e accompagnare le persone e le famiglie. E lì capire che cose vogliono loro e che vita portano avanti. Dopo di accompagnarli e poter fare con loro una strada di sviluppo, di crescita. Insieme, anche tu stesso devi crescere, perché è un cambiamento del tuo sguardo di fronte all'altro. E quel cambiamento porta anche a una comprensione della giustizia sociale diversa a quella che è soltanto mettere dei beni o più beni in posti dove c'è tanta povertà. E alla fine quello diventa che le persone prendono più controllo sulla sua vita e partecipano più forte dentro della Chiesa. Quando la Chiesa è una piramide, alla fine è molto difficile fare che i poveri possano partecipare. La Chiesa deve essere un posto dove i poveri siano anche inseriti fortemente come partecipante della Chiesa. E quel cambiamento è quello che stiamo facendo con gli alunni per secondo anno e vengono da tanti paesi diversi perché la Chiesa ha tanti concetti belli dalla povertà della famiglia, ma quando quello scende al lavoro pastorale non è tanto bello, tante volte facciamo tantissime sbaglie. Che cosa di più l'ha colpita del sinodo sulla famiglia in merito a questi temi? Penso che quello che di più mi ha colpito è che la Chiesa e i Vescovi e anche quelli che sono venuti al sinodo hanno fatto una riflessione più profonda di quello che si deve fare in pastorale. E non sono soltanto a definire le verità e le norme, ma a dire va bene, questa è la verità, questa è la norma. Ma che cosa facciamo in pastorale? Come accompagniamo a queste famiglie? Questa riflessione penso che i padri sinodali, anche tutti quelli che hanno lavorato lì, lo hanno fatto di maniera realista, hanno fatto uno sforzo grande e ci hanno aiutato anche a spingere questo che abbiamo tantissimi documenti belli alla Chiesa, ma quando tu scendi a vedere che lavoro si fa in parrocchia, che vicinanza abbiamo veramente con i poveri, ancora siamo tanto lontani. Teen Star, dal 25 al 28 maggio a Roma si tiene un corso per tutor. È un metodo efficace? Ne hai vista l'efficacia nelle scuole insegnando? Sì, è un metodo per l'educazione all'affettività e alla sessualità e è veramente efficace soprattutto in questo periodo in cui i ragazzi hanno un estremo bisogno di essere accompagnati in quella che è la scoperta proprio della propria identità, della propria sessualità vissuta in tutti i campi della persona. E quindi noi abbiamo come logo questa stella che ha 5 punte, perché trattiamo prima di tutto l'aspetto fisico della persona, poi l'aspetto emotivo, l'aspetto intellettuale, quello relazionale, sociale e infine quello spirituale, che rappresenta un po' il punto catalizzatore che integra tutta la persona. Quindi un metodo personalista che si adatta alle situazioni delle persone. Esattamente, che soprattutto dà al ragazzo il protagonismo che serve per poter far proprie delle scelte che vadano verso il proprio meglio. Altri metodi educativi a livello di affettività e sessualità sono o normativi, per cui hanno l'effetto di spersonalizzare un po' il ragazzo, nel senso di farlo aderire ad un modello. Loro scoprono l'alterità, maschio-femmina, è importantissima questa alterità, perché poi appunto una volta completata la persona ci si dona all'altro.
Il programma Teen Star è riconosciuto anche a livello di Ministero della Pubblica Istruzione, ha diversi riconoscimenti. Sì, siamo accreditati nel MIUR, quindi questo corso in particolare è sicuramente un corso che può essere fruibile attraverso la carta del docente, e in più siamo a livello internazionale presenti in 56 paesi del mondo, e in particolare nel 2014 un gruppo di ricercatori statunitensi che ha analizzato 100 programmi di educazione all'affettività e alla sessualità in tutto il mondo ha potuto constatare che i risultati del T-Star rientravano tra i primi 7 metodi efficaci. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 18 maggio 2017. All'udienza generale il Papa parla di Maria Maddalena, apostola della speranza. Riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul Venezuela all'ombra della guerra civile. Per la Commissione Difesa del Senato italiano non ci sono prove di legami tra ONG e trafficanti, ma il settore dei soccorsi va regolamentato. Ultimatum di Bruxelles sui ricollocamenti. Situazione critica in Medio Oriente e in Africa settentrionale. Bambini sempre più poveri.